È una domanda acuta, prego. Perché il ricordo è sempre legato a momenti di sofferenza e di infelicità determinati dalla realtà senza scrupoli che ci circonda, provocando così un senso di malinconia nel cuore del lettore? Sì. Passo. Pronto? Perché ho dormito 3 ore stanotte. No, la tua poi mi sveglia, no? Ma perché potrà sembrare una scemenza, però io non vorrei mai essere felice, nel senso che voglio sempre continuare a inseguire la felicità, no? E allora è più facile che io ricordi i segni o le ferite o le cicatrici dei momenti non felici, però io adesso non vorrei dissociarmi dagli scrittori coglioni, però io mi definisco un autista di parole. Dove vado incontro le storie e poi le porto su carta. E la memoria oggi, soprattutto in questo tempo, è assolutamente fondamentale. In Polvere parlo di una creatura che trovo in questi scheddari, in questo archivio pieno di polvere e di insetti, dove basta buttare un fiammifero e distruggi, anni di memorie, di sofferenze. E questa creatura che in un rapporto di notte di un infermiere scrive anche la stupida stanotte ha disturbato perché pretendeva di essere presa in braccio. La bambina aveva 8 anni. La bambina è morta a 14 anni senza essere presa in braccio da nessuno. Io ho rubato quella cartella e ho rubato altre 8 cartelle. Ho commesso un reato. E le ho portate a casa, sono a casa mia quelle cartelle, perché mi dà la sensazione di poterle abbracciare ogni tanto e di tenerle in braccio. Però queste sono assolutamente cose fondamentali, cioè non parlare di questo sarebbe come rinnegare la memoria, rinnegare una sofferenza. Oggi si comincia a riparlare degli elettroshock, di cose che sembravano passate, distrutte. Io, da tutti i miei privilegi, ho avuto questa fortuna di comprare Franco Basaglia. Io sono nato con Franco in questa rivoluzione culturale dove finalmente i diversi non erano più diversi. Oggi, con i centri di salute mentale e con l'uso e l'abuso del psicofarmaco, si ritorna assolutamente indietro. Il manicomio non è morto. E allora questa memoria è importante per me, assolutamente. Io non sono non ho l'altezza morale di mandare messaggi. Però la memoria è un modo per continuare a ricordare o a pensare chi sono stato, e perciò la memoria è importante, scusa, mi ripeto. Grazie.